Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale e un'insegnante di connessioni angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce. In questo video ti parlerò del finto amore. Eh sì, anima infinita, cara operatrice della luce, operatore della luce, tu sei un faro per gli altri. Irradi la luce del creatore e molto probabilmente sei una persona molto nel dare, sei una persona di animo buono, sei una persona che non farebbe mai del male nemmeno a una mosca, nemmeno a un moscerino, eppure tanti moscerini sono attratti dalla tua luce. Proprio come avviene nel faro che illumina la strada. Quando voi guardate i fari accesi di notte, vedete tutte le moschine e moscerine intorno. Irradi la luce, le persone sono attratte a te dal tuo entusiasmo, dalla tua energia, dalla tua benevolenza. E molto spesso attiri nella tua vita persone, eventi e circostanze che servono per il tuo processo evolutivo, almeno all'inizio, ma dopo che hai intrapreso un percorso spirituale e ti stai elevando, per così dire, dalla terza alla quinta dimensione, inizi a capire che certi tipi di relazione non fanno più per te, in quanto inizi a sentire nel tuo cuore di essere meritevole di un amore più grande, di un amore vero. E molto probabilmente in questo momento della tua vita attuale o magari in passato hai avuto delle relazioni un pochino tossiche per la tua anima, in quanto non erano basate sul vero amore puro, ma erano relazioni di dipendenza affettiva. Ok? Molte anime nel percorso spirituale devono comprendere che per poter ascendere nelle frequenze superiori della luce devono lasciare andare ferite come il rifiuto, ferite come l'abbandono. Ok? Molto probabilmente queste ferite le potresti avere da questa vita, legate alla tua infanzia, dove magari non ti sei sentita amata. Molte anime antiche hanno questa sensazione, sia che siano state amate dai propri genitori, sia che si sia che fin da bambini, fin da bambina, sentivi che magari i tuoi genitori non erano i tuoi veri genitori. Sono delle sensazioni in quanto la tua anima ha esperienziato in altre vite, in altre esistenze, l'amore incondizionato e quindi vi siete resi conto che, cioè a livello dell'anima, avete percepito l'amore terreno come un amore non autentico, non puro al 100% e nonostante i tuoi genitori ce l'abbiano messa tutta a crescerti nell'amore, sentivi sempre questa mancanza di amore puro incondizionato. L'amore terreno a qualche livello è sempre un po' condizionato da altre cose e magari i tuoi genitori ce l'hanno messa tutta per crescerti nel migliore dei modi, per amarti, per non farti mancare niente, però tu nel tuo cuore sentivi sempre questa mancanza, questo rifiuto, questo abbandono. Oppure nei casi più drastici, molti operatori della luce hanno esperienziato un'infanzia non positiva con i propri genitori. Magari siete stati abbandonati da piccoli, magari siete stati maltrattati, non capiti, giudicati e alle volte anche sminuiti. Quindi queste ferite poi durante la fase dell'adolescenza vanno a sviluppare delle relazioni tossiche sbagliate, magari anche nelle amicizie, fino ad arrivare poi a trovare dei partner con cui si ripetono le stesse circostanze, le stesse dinamiche, ok? O dinamiche diverse, però il vostro rapporto col partner non è un rapporto di puro amore, non è quell'amore che voi state cercando, non è quell'amore vero che voi sentite che esiste anche sul piano della terra, ma che ancora non avete esperienziato. Molte anime nel cammino, nel percorso spirituale, attraggono dei vampiri energetici, ossia persone che sono attratte dalla vostra luce, che vedono la vostra radianza, il vostro entusiasmo, la vostra gioia e inizialmente cercano di conquistarvi. Come? Anche dal punto di vista, magari, sono persone anch'esse nel percorso spirituale, però che sono ancora attaccate al piano materiale, alle cose.
alle cose basate sull'ego, no? Magari sono attaccati troppo ai beni materiali, magari non hanno ancora compreso come uscire dal giudizio, non ci riescono e magari non vogliono neanche farlo e magari non vi apprezzano abbastanza, non vi danno quell'amore di cui avete bisogno, non vi rispettano per la vostra sensibilità. Quindi voi credete di aver trovato l'anima gemella, o magari addirittura avete anche incontrato la fiamma gemella, ma come ho già detto in un altro video che ho fatto qualche anno fa sulle fiamme gemelle, le fiamme gemelle per poter unirsi sul piano della terra devono assolutamente trascendere l'ego, in quanto l'ego può distruggere le coppie sacre. Figuriamoci le coppie di tipo tradizionale tra anime gemelle, ok? Che non voglio dire che le anime gemelle siano un livello inferiore alle fiamme gemelle, assolutamente. Le anime gemelle autentiche che si incontrano hanno raggiunto un livello spirituale tale che possono che irradiano la luce, irradiano l'amore, irradiano la gioia, la bellezza. Ma quando voi incontrate persone che vi scaricano energeticamente, se questa persona è la tua fiamma gemella, non è il momento della vostra riconnessione. Può darsi che dopo una chiusura, bisogna chiudere queste relazioni di tipo tossico, può darsi che poi la persona possa evolvere in maniera, parallela da solo o da sola e possano ascendere in un livello superiore e magari vi potrete rincontrare più avanti. Ma gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele sono anche quelli di non aspettare, non potete aspettare che un'altra persona evolva perché questo vi blocca, questo vi impedisce di crescere, questo vi impedisce di evolvere perché rimanete sempre nell'attesa con uno stato di ansia, con uno stato di paura e quest'ansia va a sviluppare degli ormoni tossici nel vostro organismo e poi potreste sviluppare anche delle dipendenze, ok? Dipendenze da cibo, da sigarette, da alcol, da droghe. Non cadete in questi errori perché voi siete delle anime sensibili e dovete amare e rispettare voi stessi, voi stesse. Quindi ho parlato un po' in generale di tutte le varie situazioni che si possono presentare, però iniziamo per gradi. Incontro con un vampiro. Allora vi spiego il vampiro come si presenta. Il vampiro si presenta come una persona che all'inizio vi è un po' narcisista, è una persona che all'inizio vi elogia, che all'inizio dice che voi siete la persona migliore di questo mondo, che non esistono persone meravigliose come voi. Poi nel momento stesso in cui il vampiro si rende conto che vi siete innamorate o innamorati di lui o di lei, inizia a denigrarvi. Inizia a farvi sentire poco degni, a sminuirvi, a trovare i vostri, come dire, i vostri difetti, perché anche voi avete dei difetti, ma in un rapporto sano si cresce insieme, ci si rispetta, ci si incoraggia, ci si eleva a vicenda. In un rapporto tossico si tende a sminuire l'altro, a prenderlo in giro, a farlo sentire impotente. Il vampiro gioca con la vostra sensibilità, ok? Molto spesso come dire, vi può anche abbandonare di botto, cioè all'inizio vi riempie di attenzioni, vi vedete tutti i giorni, vi sentite tutti i giorni, vi fa sentire importanti, poi di botto smette di chiamare, smette di presentarsi, dice che vuole uscire con gli amici, dice che ha bisogno del suo spazio, e vi abbandona a qualche livello, ok? Naturalmente, se voi siete in un livello evolutivo dove avete superato la ferita dell'abbandono e del rifiuto, riuscite a comprendere queste dinamiche, riuscite a interrompere la relazione. Laddove invece siete ancora nel processo di guarigione, o ancora non è iniziato il processo di guarigione, ma l'anima vi sta portando nella direzione della guarigione, allora iniziate ad avvertire dolore, sofferenza, solitudine, abbandono, e magari state in questa relazione per anni. Il consiglio che io vi posso dare attraverso anche l'Arcangelo Michele è quello di tagliare le corde energetiche, tagliare anche la
fisicamente il legame con questa persona, perché questa persona vi continuerà a farvi soffrire. Nei peggiori dei casi vi sentite impotenti, vi sentite di non meritare, non vi sentite degni, avete paura di non riuscire a trovare una persona migliore rispetto a questo vampiro, tra virgolette, ok? Il vampiro a qualche livello gode della vostra sofferenza. E poi, diciamo, la chiusura vi consente di crescere. Il vampiro alle volte non è consapevole di essere un vampiro, sia ben chiaro, alle volte invece è consapevole di quello che fa, ok? Magari una persona che si comporta da vampiro può anche prendere consapevolezza e magari vi può lasciare lui, vi può lasciare lei, e questo crea in voi una sofferenza immensa. Arriviamo alla fiamma gemella. Se la fiamma gemella in questo momento funge da vampiro energetico, l'anima di fiamma gemella che sta vivendo questa forma di vampirismo può arrivare a soffrire in una maniera sovraumana. Quindi, se tu sei una fiamma gemella e stai vivendo questa situazione, l'invito è quello di interrompere la relazione. Io so che nel web, io so che le fiamme gemelle a qualche livello sono convinte che la riconnessione sul piano della terra sia obbligatoria, ma non è così. Esiste il libero arbitrio dell'altra persona, anche se fa parte della vostra anima, anche se questa persona è la vostra anima in un altro corpo, voi dovete avere il coraggio di lasciare andare per la sua strada questa persona, perché se questa persona è nell'ego, perché se questa persona è una persona psichica molto potente, è vero che c'è una connessione d'anima, è vero che c'è una telepatia, ma può essere distruttiva per la tua salute, per la tua evoluzione e per la tua autoguarigione, e ti impedirà di incontrare eventualmente un'anima gemella più affine a te, e ti impedirà di conoscere un'altra persona che invece ti potrà rendere felice. Ma per fare questo, anima infinita, devi guarire, ti devi liberare, ti devi riprendere il tuo potere, devi guarire dall'abbandono, devi guarire dalla ferita del rifiuto, va bene? Chi è più avanti nel cammino spirituale ha già fatto questo e sta vivendo la separazione dalla propria fiamma gemella in una maniera veramente dolorosa. Ma forza di interrompere ogni rapporto con questa persona, se farai un percorso di autoguarigione, mano a mano riuscirai a recuperare il tuo potere personale e soprattutto spirituale, in quanto la fiamma gemella, se è nell'ego, ruba la tua energia vitale molto più di un semplice vampiro. Ok? Quindi veramente io vi consiglio, vi può creare veramente cose, io parlo anche di cose non terrene, anche cose che trascendono il tempo e lo spazio, cose che le persone che non sono fiamme non possono comprendere, vi giudicano, vi criticano, credono che siete ossessive, compulsive, che siete addirittura malate, vi possono etichettare in modi assurdi perché le fiamme gemelle nella crisi spirituale vivono delle esperienze veramente, veramente forti, che l'essere umano normale, che non sa cosa è una fiamma gemella, non immagina nemmeno. Cioè, se già una persona, tra virgolette, normale, cioè una persona che vive una relazione tradizionale tossica, soffre, la fiamma gemella si sente morire, ok? Ma è possibile uscirne, ok? Ci arriveremo poi alla fine. Poi ci sono le cosiddette relazioni tossiche tradizionali, va bene? Quindi ripeto, il vampiro che non è la vostra anima gemella, il vampiro che si manifesta come la fiamma gemella, in alcuni casi il vampiro può essere la finta fiamma gemella, il cosiddetto potrebbe essere un catalizzatore del risveglio che risveglia in voi il potere di fiamma, quindi voi riscoprite di essere fiamme gemelle, e questo è successo a me, riscoprite di avere un
potere molto elevato, con questa persona si attivano tutti i sensi, con questa persona si attiva una forte comunicazione, ma questa persona approfitta di voi energeticamente. Questa è la finta fiamma, questo è, potrebbe essere un catalizzatore per il risveglio, come è accaduto per me, ma questa persona non è la vostra anima, non è la persona giusta per voi. E come distinguere questo? Nel momento della separazione voi comprenderete questo, ok? È possibile che questi catalizzatori del risveglio sono anime con cui avete vissuto esperienze molto importanti in vite precedenti e in questa vita le incontrate per il vostro risveglio spirituale, per comprendere chi voi siete nei vostri doni spirituali, per comprendere chi voi siete come anime infinite, ma dovete autoguarirvi, dovete lasciare andare, dovete chiudere questa relazione, perdonare e guarire. E parlo sempre di guarigione. Ebbene sì, perché prima di avere una relazione d'amore, una relazione vera, una relazione di complicità, una relazione di scambio, è importante, prima stare bene con se stessi e ritrovare il proprio potere personale e spirituale. Vorrei parlarvi di altre dinamiche dove la fiamma gemella o il partner che state frequentando in questo momento funge da vampiro energetico. Alle volte ci sono delle differenze di età molto, molto, diverse, nel senso che voi potreste avere 30 anni e la vostra fiamma 50, oppure voi potreste avere 40, la vostra fiamma 30, oppure la vostra fiamma 40 e voi 50. Quindi ci sono magari delle differenze di età molto differenti, quindi è possibile che il processo evolutivo della vostra fiamma gemella in questo momento è più lento, cioè questa persona ha bisogno di tempo per maturare, per crescere spiritualmente, per avanzare nel proprio percorso di fiamma o nel proprio percorso evolutivo in generale, e non riesce a prendere delle decisioni ferme, non riesce a prendersi le proprie responsabilità, responsabilità di vivere una relazione sacra, responsabilità di vivere nell'integrità la relazione. Vi faccio un esempio: può esserci il caso in cui il vostro compagno in generale, parliamo di partner di vita in questo momento, sta vivendo una relazione con voi, magari è già sposato, è già sposata e non vuole lasciare la persona con cui si trova attualmente. Magari vi fa delle promesse e tende a rinviare, a rinviare, a rinviare. Passano anni e voi vi ritrovate in una relazione che per il vostro percorso evolutivo non può essere accettabile, perché voi state ascendendo nell'amore, avete scelto di trascendere l'ego e avete scelto di vivere una relazione nell'integrità. E quindi voi chiedete al vostro partner di vita di vivere questa relazione nell'integrità, e quindi bisogna portare alla luce la verità, e quindi questa persona si dovrebbe prendere le proprie responsabilità e non vivere una relazione, non può tenere i piedi in due staffe. E invece purtroppo queste situazioni si verificano molto spesso, non solo nelle coppie di fiamme gemelle, ma anche nelle coppie di tipo tradizionale. Oppure vi fa promesse su promesse che cambierà, che evolverà, che migliorerà, che voi dovete continuare ad aspettarlo. Un conto è se si tratta di una relazione appena iniziata e vedete che questa persona ce la sta mettendo tutta, che questa persona veramente ha intenzione di cambiare, di migliorare, di evolvere, che veramente sta portando dei cambiamenti positivi nella sua vita. Qualunque tipo di
i cambiamenti possano essere, ad esempio, è una persona che ha delle dipendenze, magari si sta disintossicando, oppure è una persona che ha problemi di gioco, ha dipendenze da televisione, da social, cioè le dipendenze possono essere veramente tante e se voi vedete che questa persona comunque sta lavorando su se stesso, si sta facendo seguire da un coach, sta chiedendo aiuto in qualsiasi ambito, che possa essere anche il settore tradizionale, e quindi sta portando dei cambiamenti positivi nella sua vita, voi potreste eventualmente scegliere di aiutarlo, di sostenerlo, perché questo è uno scambio di luce e di amore. Ma se questa persona vi fa delle promesse che poi non mantiene o non riesce a mantenere perché ancora non è maturo spiritualmente, non è abbastanza forte, magari voi provate ad aiutare questa persona, perché però questa persona sminuisce anche il vostro operato, è meglio chiudere la relazione, ok? È fondamentale, la chiusura deve essere una chiusura per voi definitiva, in quanto se voi poi continuate a sperare che questa persona torni da voi, voi non riuscirete a vivere la vostra evoluzione, il vostro percorso di autoguarigione, di riallineamento all'amore. Ricordiamoci una cosa, che se questa persona è per il vostro massimo bene, tornerà da voi, tornerà nel momento giusto, ma non potete vivere aspettando questa persona. Vi renderete conto se questa persona è quella giusta per voi, se attraverso la chiusura e la distanza questa persona farà dei cambiamenti, cioè lavorerà su se stesso e cercherà di migliorare se stesso. Potrebbe essere che quando voi chiudete la relazione, questa persona ricade nei vizi, ricade nei suoi errori. Ma perché? Perché in questo momento apparentemente sembra avere un miglioramento? Perché si aggancia alla vostra energia, si aggancia al vostro supporto, ma in realtà è un finto cambiamento, capite? Si nutre della vostra energia vitale. Ogni qualvolta voi vi sentite scarichi a fianco a questa persona, significa che a qualche livello questa persona sta prendendo la vostra energia vitale. Cioè non è uno scambio alla pari, è un dare continuo da parte vostra e da parte sua è un prendere in continuazione. Magari questa persona è anche anaffettiva, questa persona non è in grado di amarvi come voi vorreste essere amate, non vi dà un abbraccio, non vi dà un complimento, non vi eleva, non vi motiva, non vi supporta, vi fa promesse: quando cambierò lo farò, quando cambierò lo farò. Questo non è salutare per voi, non è salutare per questa persona, perché a qualche livello questa persona, agganciandosi a voi, smette di evolvere, smette di guarire, ok? Invece, nel momento stesso in cui questa persona si troverà in una maniera indipendente, da solo o da sola, troverà la forza di reagire, ok? Quindi il vostro compito come fiamme gemelle e come anime gemelle, o come anime che comunque voi amate questa persona, dovete trasformare un amore di tipo possessivo in una forma d'amore molto più spirituale, molto più elevato. Quindi dovrete pregare, dovrete mandare luce a questa persona, e questa persona, quando sarà pronta, riceverà la guarigione. Se questa persona è veramente per voi in questa vita, è la persona giusta per questa vita, ritornerà nella vostra vita nel momento giusto, perché è importante incontrarsi in un momento giusto, in un momento in cui si vuole evolvere insieme in nome dell'amore. Ripeto, non c'entra niente che sia più indietro, che voi siate più indietro rispetto a questa persona. L'importante è volersi riallineare. Può darsi che tu, che mi stai ascoltando, ti trovi nella fase in cui non sei la vittima del vampiro, ma sei il vampiro stesso, ok? Prendi consapevolezza. Vampirizzare un'altra persona, prendere energia da un'altra persona, non ti renderà una persona migliore. Cerca di lavorare su di te, di guarire te stessa, di guarire te stesso, di fare il lavoro del perdono, di guarire la ferita dell'abbandono, di guarire la ferita
ferita del rifiuto, perché guarendo il tuo bambino interiore, la tua bambina interiore, ritrovando la connessione con la tua vera essenza, ritrovando il tuo vero scopo di vita, tu potrai avere e vivere una relazione d'amore appagante e completa, ma in questo momento ti stai appoggiando troppo all'altra persona e l'altra persona non può dare la sua vita per te. Questo non è giusto, questo non è amore, questa è una forma d'amore malata che deve essere guarita, deve essere liberata. Quindi tu stesso, tu stessa, o ti allinei alla persona che hai vicino a te, fai un percorso di autoguarigione, ti rivolgi a uno psicologo, a una psicologa, ti rivolgi a un coach spirituale, fai un lavoro di perdono, di autoconsapevolezza, per liberarti da tutte quelle credenze limitanti, per liberarti da tutte le dipendenze che puoi avere, per liberarti dall'ego, per elevarti spiritualmente, raggiungere il livello del tuo partner di vita che sta facendo un grande lavoro spirituale per uscire dall'ego, per essere esempio di amore, per essere espressione di amore sulla terra. Ricordiamoci che questo lavoro energetico non lo devono fare solo le fiamme gemelle, lo dovrebbero fare anche le anime gemelle, le coppie tradizionali di anime gemelle che non sono meno delle fiamme gemelle, perché l'amore vero e l'amore delle anime gemelle è un amore straordinario. Ringrazio Dio veramente di aver avuto l'esempio nella mia famiglia, vedere i miei genitori, una coppia di anime gemelle, una coppia meravigliosa. Fino all'età di 70 anni si prendevano per mano, andavano a fare la spesa insieme, andavano a, come dire, condividevano tante cose insieme, si supportavano a vicenda, si aiutavano, si motivavano, si elevavano a vicenda, si sostenevano l'uno con l'altro nei momenti più difficili, di difficoltà assurde. Il vampiro vi molla e vi abbandona. La vera anima gemella, o comunque l'anima gemella pronta per l'amore vero, è un'anima che nel momento del bisogno c'è, che nel momento del bisogno vi sostiene, ok? E vi aiuta, vi eleva, vi sostiene e voi ricevete l'aiuto e cambiate in un altro modo. Ci deve essere uno scambio nel dare e nel ricevere. Quando non riesco io, tu mi sostieni. Quando non riesci tu, io ti sostengo. Ma l'importante è anche quello di essere indipendenti energeticamente e spiritualmente, quindi elevarsi ed innalzarsi a vicenda, perché voglio dire, momenti di difficoltà in una coppia possono esserci, perché la vita comunque ti porta ad affrontare delle sfide anche molto importanti. L'importante è esserci l'uno per l'altra. Invece la vostra, come dire, il vostro partner che fugge ai problemi in questo momento non è pronto per una relazione di tipo elevato, per una relazione superiore, ok? Allora, nel prossimo video parleremo dell'amore superiore, va bene? L'amore delle anime gemelle, l'amore delle fiamme gemelle, come realmente dovrebbe essere vissuto dal punto di vista spirituale, ma anche terreno, secondo gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele e degli angeli. Se avete bisogno di fare un percorso di riallineamento all'amore per uscire dall'ego, per liberarvi della ferita dell'abbandono, per liberarvi dalla ferita del rifiuto, per riprendere il vostro pieno potere, sia che tu ti trovi in una situazione come vampiro in un certo senso, e quindi ti rendi conto che stai sfruttando il tuo partner, puoi uscire da questa situazione facendo un percorso di riallineamento spirituale, sia che ti trovi nella situazione in cui hai chiuso col partner e devi riprendere in mano la tua vita, ok? Come sapere se questa persona è giusta per me, anche se in questo momento devo interrompere la relazione?
Se la persona è la persona giusta per voi, state pur certi che apporterà dei cambiamenti necessari per migliorare se stesso, per migliorare se stessa. Cambierà veramente, vi dimostrerà con i fatti in concreto che sta cambiando, che sta migliorando, che sta guarendo, che sta evolvendo e quindi farà di tutto per non perdervi, ok? Non sarà un tentativo di riavvicinamento per rubare ancora la vostra energia, dimostrerà con i fatti che effettivamente vuole stare con voi e non vuole perdervi in assoluto. È possibile che possano passare 2, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Naturalmente è il vostro libero arbitrio, se volete aspettarlo, tra virgolette, ma non aspettarlo nel senso di sperare in un riavvicinamento. Voi dovrete continuare il vostro percorso di riallineamento e di elevazione, perché può darsi che nel frattempo, quando voi diventerete autonomi, quando voi troverete il vostro pieno potere, si manifesterà a voi un'anima più affine, un'anima più evoluta, un'anima più giusta per percorrere il vostro cammino insieme in nome dell'amore. Quindi non aspettate, va bene, non aspettate l'altro, se per voi tornerà a voi, ma il lavoro che voi dovete fare in questo momento è quello di imparare a stare con voi stessi, con te stesso, con te stessa e ritrovare l'amore per chi tu sei veramente. Ti posso garantire che la tua energia aumenterà, riprenderai a fare degli hobby, ritroverai la tua creatività, ritroverai il tuo potere, inizierai a uscire, inizierai a incontrare nuove persone, inizierai a fare il lavoro che tanto desideravi e magari non venivi incoraggiata in questo, riprenderai le tue attività, riprenderai a credere in te stesso e in te stessa, perché questo è quello che devi fare. Io spero di esservi stata di aiuto con questo video. Ci sentiamo nel prossimo video dove parlerò, come ho detto prima, dell'amore superiore, dell'amore delle fiamme e delle anime gemelle. Un bacione e a presto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!